Gli agenti del commissariato di polizia di Modica hanno individuato 4 ladri provenienti da fuori città. Avevano preso di mira aziende agricole e appartamenti. La commissione prefettizia ha predisposto un nuovo bando per assegnare i box al mercato ortofrutticolo di Vittoria, una misura per ripartire nella legalità. Gruppi politici e giornali locali contro l'etichetta di città mafiosa affibbiata a Scicli. La polemica dopo il caso Mormina, il pregiudicato che inaugura sale da gioco. Gli studenti del liceo linguistico Mazzini di Vittoria in occupazione da oggi. I motivi della protesta riguardano la legalità, l'alternanza scuola-lavoro e la didattica. In B1 femminile la Provolletti in Modica ospita sabato la capolista SICOM di Santa Teresa Riva. Nella B maschile derby a Pozzallo tra Gabbiano e Volley Modica. Un cordiale saluto ai nostri telespettatori. Pagina di cronaca per aprire il TG. 4 ladri in trasferta sono stati individuati in questi giorni dagli agenti del commissariato di polizia di Modica. Per uno di essi è scattata la denuncia, mentre per gli altri nei prossimi giorni potrebbero scattare provvedimenti restrittivi. Nelle ultime settimane la polizia ha identificato a Modica ben 4 ladri in trasferta. Gli uomini del commissariato, sotto la guida del dirigente Nicodemo Liotti, a seguito di segnalazioni fatte da cittadini residenti nelle campagne modicane, hanno identificato un uomo che si aggirava con fare sospetto nelle ore notturne. Si tratta di un 49enne vittoriese già denunciato nei giorni scorsi per porto abusivo di armi e per la mancanza di copertura assicurativa dell'auto sulla quale viaggiava. Adesso gli agenti hanno appurato che l'uomo è stato autore di un furto segnalato in un'azienda agricola della zona in cui era stato fermato. I residenti della zona hanno infatti riconosciuto l'auto che era stata vista girarsi nelle vicinanze dell'azienda derubata e dove gli agenti, vicino ad un muretto, avevano recuperato della refurtiva e un attrezzo utilizzato per scardinare alcune aperture. Per il vittoriese dunque adesso è scattata anche la denuncia per furto. E sempre gli agenti di polizia, grazie all'ausilio di telecamere di videosorveglianza, hanno individuato altri 3 soggetti autori di furti in abitazioni, sempre a Modica. E nei prossimi giorni potrebbero scattare provvedimenti restrittivi a loro carico. Anche in questo caso si tratta di malviventi che provengono dalle province limitrofe. Un nuovo bando per l'assegnazione dei 74 box presenti al mercato ortofrutticolo di Vittoria è quanto ha deciso la commissione prefettizia per il ripristino della legalità nell'importante polo economico di Contrada Fanello. Con un colpo di spugna si cancella l'assegnazione dei 74 box all'interno del mercato ortofrutticolo di Contrada Fanello a Vittoria e si procede a un nuovo bando d'assegnazione. Tutto da rifare quindi per le ditte che da anni hanno radicato la propria attività negli spazi dell'importante polo economico siciliano, autentica perla messa però purtroppo in ombra e danneggiata da infiltrazioni criminali e il mancato rispetto di regole e leggi. Si rimescolano le carte e chi attualmente ha assegnato un box non è detto che tornerà ad averlo, oppure non sempre nello stesso posto. Si darà priorità alle aziende oneste e che negli anni hanno rispettato la legalità. Al contrario, si tenderà di eliminare invece chi ha tentato di imporsi con la forza e l'imbroglio. Sarà una commissione esterna a decidere per l'assegnazione. Sarà composta tutta da membri esterni di alto livello etico e morale, oltre che professionale. Verranno
sono prese in esame le qualità individuali e aziendali per le quali società e aziende possano legittimamente aspirare ad avere spazio nel mercato. Abbiamo deciso, afferma il prefetto Filippo Dispensa, il rinnovo delle concessioni, che spesso nel tempo sono state rinnovate in modo irregolare e illegittimo, per dare opportunità a tutti gli imprenditori onesti a poter partecipare a questa gara. Vogliamo evitare infiltrazioni e atteggiamenti corruttivi? Sottoscritto con ANAC un accordo per la vigilanza collaborativa per togliere ogni dubbio, cambieranno anche i controlli che verranno effettuati all'interno del mercato con la polizia municipale. Inspiegabile, secondo i commissari prefettizi, come la polizia locale fosse stata esclusa fino ad oggi ai controlli. Gli uffici della Dogana e dei Monopoli di Stato di via Ducezio a Ragusa potrebbero a breve essere trasferiti nei locali individuati dal comune di Comiso all'interno dell'aeroporto. Sulla questione stanno intervenendo anche i sindacati con un'assemblea già fissata per il prossimo 12 dicembre. Il trasferimento degli uffici governativi da Ragusa a Comiso infatti arrecherebbe, secondo i sindacati, danni e disservizi ai diversi esercenti commerciali costretti a spostarsi a Comiso. Un pregiudicato che inaugura una sala scommesse e si fa fotografare come una star. Immagini postate sui social e condivise da molti. L'esposizione mediatica di Scicli a livello nazionale con il revival dello scioglimento del comune per mafia. Ora è il momento delle polemiche, con gruppi politici e giornali locali che rifiutano per Scicli l'etichetta di città mafiosa. Sentiamo il servizio. Quando una città può definirsi mafiosa? È questa la domanda che si pongono alcuni ambienti politici e qualche organo di stampa locale dopo il clamore suscitato dalla vicenda dell'inaugurazione di un centro scommesse da parte del pregiudicato Franco Mormina, che si è fatto ritrarre in atteggiamenti da ospite d'onore con foto postate poi generosamente sui social. Da qui le reazioni delle forze dell'ordine per affermare la legalità, la risonanza mediatica e il giro di vite sui controlli di polizia e carabinieri nel territorio. Le interrogazioni del senatore Mario Giarrusso dei 5 Stelle al ministro dell'Interno e a quello della Giustizia. E dai social sono partite le prime reazioni. Scicli non è una città mafiosa, i fenomeni sono riconducibili alla delinquenza comune e non certo alla mafia. Ai numerosi commenti sul web si sono aggiunti quelli del gruppo politico Start Scicli e di uno storico foglio locale, il Giornale di Scicli. Sarebbe da irresponsabili, afferma una nota di Start Scicli, non sostenere che la città sia comunque toccata da un vento di criminalità che contraddistingue le città del sud, così come quelle del nord Italia. Questo vento criminoso non lo accettiamo ed è necessario che tutti contrastino ogni atteggiamento delinquenziale nel quotidiano. Di teorema costruito attorno ad uno scioglimento per mafia parla invece il Giornale di Scicli, che invita i rappresentanti istituzionali a difendere la città dall'antimafia di facciata, quella delle carriere e di chi ha bisogno di essere sempre in prima pagina pur di costruire il personaggio. Messa alla prova, questa è la richiesta avanzata dai legali dei due ragazzi di Modica accusati di omicidio preterintenzionale in concorso per la morte di Angelo Partenza, 64 anni, deceduto a seguito di un'aggressione nel febbraio del 2017. I due giovani sono ricomparsi ieri davanti al Tribunale per i minori di Catania. La Presidente del Collegio, Alessandra Chierego, ha voluto risentire i due minori, i cui legali hanno quindi avanzato la richiesta di messa alla prova che consentirebbe la sospensione del procedimento e l'assegnazione dei due giovani a servizi di pubblica utilità. Il sostituto procuratore, inizialmente contrario, si è riservato se accogliere o meno l'istanza dopo ulteriori approfondimenti sulla personalità dei due imputati. L'udienza è stata quindi rinviata al 15 maggio dell'anno prossimo. Stanziati dalla Regione fondi per il pronto soccorso e il reparto di radiologia dell'ospedale Guzzardi di Vittoria, anche per il nuovo ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, arrivano delle importanti novità.
La regione siciliana ha stanziato 1.800.000 euro per la ristrutturazione e la messa a punto del pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria. Altri 400.000 euro sono stati destinati per il reparto di radiologia, che necessita di un importante adeguamento. Per quanto riguarda il reparto di ortopedia, i lavori sono stati ultimati ed è pronto per essere aperto al pubblico. L'ASP di Ragusa ha indetto poi un avviso di mobilità aziendale per la copertura di un dirigente medico ortopedico per il reparto di ortopedia di Modica, occupato temporaneamente da un medico del reparto di Vittoria. Questo è stato necessario perché le due unità operative di ortopedia, quella di Modica e di Vittoria, avessero un numero equo di medici pari a 6 rispetto a quanto previsto dalla pianta organica di 8 medici per ciascun presidio. Anche a Ragusa ci sono delle importanti novità. Dopo il ricorso presentato dal Comune contro l'assessorato regionale della salute in relazione al decreto di riorganizzazione della rete ospedaliera del 2017, che non prevedeva l'istituzione dell'unità operativa complessa di neurologia e chirurgia vascolare per l'ospedale di Ragusa, il TAR ha annullato tale decreto. Dunque, il nuovo ospedale Giovanni Paolo II avrà un polo specializzato per la cura dell'ictus. Legalità a scuola, alternanza scuola-lavoro e metodologia didattica sono solo alcuni dei motivi che hanno spinto oggi gli studenti del liceo linguistico Mazzini di Vittoria ad occupare l'edificio. Alla base della protesta anche diversi disservizi all'interno dell'edificio scolastico. Vediamo il servizio. Studenti del liceo linguistico Mazzini di Vittoria da questa mattina in occupazione. Motivi nazionali ed anche locali hanno portato i ragazzi ad occupare la struttura e ribellarsi a scelte ritenute non adatte alle vere esigenze scolastiche. Alla base della forma di protesta, i tagli all'istruzione sulla legge di bilancio, il mancato aggiornamento da parte del MIUR a temi come la didattica e valutazione, ovvero modificare l'attuale sistema di valutazione con un metodo meno numerico e più narrativo, rivedere l'alternanza scuola-lavoro nel tentativo di migliorare il progetto. Quello che si chiede è rendere l'alternanza scuola-lavoro un modello attendibile e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi preposti, invece di assistere, come è capitato, a casi di sfruttamento, oppure rendere l'intero percorso poco coinvolgente e pressoché inutile. Infine, il decreto legge da parte del ministro Salvini di stanziare oltre 2 miliardi di euro per il progetto Scuole Sicure, pattuglie della polizia all'uscita di scuola per prevenire fenomeni di spaccio di droghe. Secondo gli studenti si tratterebbe di un'iniziativa inutile. I pochissimi fenomeni di spaccio continuerebbero ad esistere, andando però a sprecare risorse economiche da poter invece destinare a servizi per le scuole e interventi di manutenzione necessari ma spesso inesistenti. Come accennato, questioni nazionali unite a disagi di vita quotidiana che gli studenti vivono all'interno dell'istituto. La preside non so se non riesce ad avere dei finanziamenti da parte della provincia, né anche la manutenzione per tantissime cose, dal giardino che andrebbe del tutto aggiustato anche per la sicurezza degli studenti, perché ci sono alveari, insetti, la cosa non può essere risolta semplicemente disinfestando ma rifacendo completamente il giardino. Anche spesso problemi legati all'edilizia scolastica, come rifare dei laboratori in cui ci vuole un grossissimo lavoro di manutenzione e quindi più finanziamenti, e poi spesso anche il problema legato ai riscaldamenti, che va rifatto tutto l'impianto ai riscaldamenti, ma ha un costo assurdo, quindi ogni anno ci ritroviamo appunto ad avere problemi con i riscaldamenti e a fare continue proteste. Domani, per la giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità, al Palaminardi di Ragusa i ragazzi delle scuole prenderanno parte ad un'intera mattinata di confronti sportivi fra normodotati e diversamente abili, che saranno alternati a momenti di riflessione. Ad organizzare la giornata il Comitato Italiano Paralimpico di Ragusa, Antonella Caramia, e il CONI di Ragusa con il suo delegato provinciale Gian Stefano Passalacqua.
Nuove misure per la lotta al randagismo che da diversi anni interessa la zona artigianale di Ragusa. Dopo la postazione di un recinto trappola, l'assessore Giovanni Iacono ha invitato la cittadinanza a rispettare alcune norme per facilitare la cattura degli animali. Il servizio. Un recinto trappola per catturare i cani randagi, e questa è la nuova iniziativa del comune di Ragusa per contrastare il fenomeno del randagismo, che ormai da anni interessa Contrada Tabuna e Contrada Mugno. L'assessore alla tutela degli animali, Giovanni Iacono, non solo ha predisposto una mappatura delle aree interessate, ma ha anche invitato la cittadinanza a rispettare delle precise norme. Ieri, infatti, durante un apposito tavolo tecnico con l'ASP e le associazioni animaliste attive sul territorio, Iacono ha spiegato che per non vanificare il recinto trappola posto nella zona artigianale è vietato alla cittadinanza manomettere la gabbia e liberare l'animale chiuso nel recinto. Inoltre, è stata imposta la sospensione momentanea della distribuzione e somministrazione non controllata di cibo o mangime specifico per cani. Il nostro obiettivo, ha sottolineato Iacono, non è ovviamente quello di maltrattare i cani. Anzi, una volta catturati, continua, verranno portati presso il canile sanitario per la sterilizzazione. Il passaggio successivo sarà il trasferimento o la reimmissione controllata nel territorio, secondo le disposizioni di legge. Cambiamo argomento. Centinaia di bambini delle scuole elementari di Modica hanno fatto da cornice questa mattina al prologo di Ciocco Modica 2018 nell'atrio comunale. La giornata dedicata ai più piccoli fa da apripista all'inaugurazione ufficiale di domattina. Ad una piccola studentessa ospite con la mamma della casa Don Puglisi è stata consegnata dal primo cittadino la chiave di cioccolato della città. Protagonista nell'atrio comunale uno splendido Pinocchio di cioccolato alto 5 metri, realizzato esclusivamente con materiale cartaceo da riciclo e ricoperto da uno spesso strato di cioccolato. E sempre in occasione di Ciocco Modica, Polizia Municipale e Ordine Provinciale dei Farmacisti hanno concordato l'apertura di una farmacia fuori dalle zone che sono interdette al traffico durante la manifestazione. È stata dunque disposta l'apertura della farmacia Roccasalva di Via Nazionale per il giorno 8 dicembre e della farmacia Guccione in piazza Santa Teresa a Modicalta per il giorno 9. In centro saranno aperte invece Mantegna il sabato e Floridia la domenica. Parliamo ancora di Ciocco Modica, ma per registrare dei malumori tra i commercianti di Viale Medaglie d'Oro e di Largo Innocenzo Pluchino. A questi commercianti non è piaciuta l'installazione di ingombranti giostre davanti agli esercizi commerciali e di sculture in pietra poco inerenti al tema del cioccolato. Le giostre, fra l'altro, sono state posizionate a ridosso degli ingressi dei negozi, i cui titolari hanno dovuto subire la decisione senza essere interpellati. Pallavolo. Due match di notevole interesse sabato per le squadre modicane di pallavolo. La Pro Volley Team di Serie B1 ospiterà al Geodetico la capolista SICOM di Santa Teresa Riva. Nel campionato di Serie B maschile la Volley Modica sarà invece impegnata al Palazzetto dello Sport di Pozzallo nel derby con il Gabbiano. Un sabato di grandi appuntamenti per le due squadre modicane di pallavolo, PVT e Volley Modica. La PVT di Serie B1 femminile sarà infatti impegnata al Geodetico alle 18 con la capolista del campionato, la SICOM di Santa Teresa Riva. Una gara importantissima per entrambi i sestetti che lottano per un posto al sole nella zona nobile della classifica. Le peloritane hanno due lunghezze di vantaggio nei confronti delle biancorosse che in caso di successo pieno opererebbero il sorpasso. L'ambiente in casa biancorossa è gasato perché la Pro Volley Team è reduce dal successo di domenica scorsa sul parquet di Bari. Le ragazze del presidente Bartolo Ferro ci tengono a fare bella figura davanti ai propri tifosi e soprattutto a regalare una vittoria al loro allenatore Corrado Scavino, che sabato festeggerà le 600 panchine collezionate nei campionati di Serie B.
Altro match da non perdere a Pozzallo per il derby tra la Volley Modica di Serie B maschile e il Gabbiano Pozzallo, che si affronteranno alle 18 al Palazzetto dello Sport della città marinara. I due sestetti sono reduci da altrettanti successi, la Volley Modica con il Lamezia, il Gabbiano sul parquet del Cosenza. Due squadre in salute dunque che punteranno al successo pieno. Si preannuncia un match dai risvolti interessanti. Parliamo di calcio. Nuovo acquisto del Ragusa. La società azzurra ha ingaggiato l'esterno Marco Rapicano, classe 2000, che può vantare esperienze importanti nei campionati di eccellenza della Campania con il Savoia e con il Positano, oltre che anche nell'Ischia in Serie C. Rapicano sarà a disposizione del tecnico Filippo Raciti già in occasione del match che gli azzurri disputeranno sabato sul campo del Sant'Ippolito di Piazza Armerina con la Don Bosco 2000 di Aidone. Confronti d'arte è il titolo della collettiva d'arte che verrà inaugurata sabato all'Hotel San Giorgio di Modica. 7 pittori e un fotografo esporranno le loro opere in un dialogo visivo e suggestivo. Interverranno Francesco Fratantonio, titolare dell'hotel, Salvatore Parlagreco, critico d'arte, e il maestro Fratantonio, curatore della mostra. Taglio del nastro alle 17. Bene, abbiamo concluso. Grazie per l'attenzione e appuntamento alle prossime edizioni.